Shalom, Ehi, shalom. Shalom. Eccoci qui con una lezione, sperando nel nome del Padre che sia edificante. E prima di iniziare vogliamo dare tutti i lodi dovuti al Padre. Yahawah, Yahawah Ba'al Ba'ashem, Shem, Yahawah Yehoshai, Shai, Ba'al Shem, Ba'ashem, Ruach Kakadosh. HaKadosh. I nostri doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che ci hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah che si affaticano e rischiano la propria vita per portare fuori questa verità in questi ultimi giorni. Shalom, noi siamo i fratelli della Great Millstone GMS Italia e io sono il fratello Yaraya, Yashar Allah, e con me c'è il fratello Kalam. E volevamo parlare riguardo un argomento molto delicato, di fare attenzioni a ciò che crediamo, a chi ascoltiamo, perché questo, come sapete, è la generazione di informazioni, come si dice, è il periodo di cui il Padre ha aperto proprio questa conoscenza di informazioni, e infatti ce ne sono molti che ingannano, prendono la verità e la girano. E la verità è solo uno, e ce n'è solo uno, ok? Hai letto che volevamo iniziare da che scrittura? Sì. No, possiamo iniziare? Sì, tiriamo fuori Matteo. Però prima di tirare fuori Matteo volevo prendere secondo Pietro, capitolo 2, versetto 1, proprio appoggiandomi a quello che dici tu, che ecco, nel mondo siamo pieni di questa gentaglia. Che vuole portarci via Hai il detto seme della verità attraverso la menzogna. secondo Pietro? Ricordiamoci che comunque Hai detto secondo Pietro? questo è secondo Pietro, capitolo 2, versetto 1. Secondo Pietro 2:1. Non capisco ancora. 2. Cos'è sta roba qui? Secondo Pietro 2:1. Calm, Leggo. vai, leggi. Okay. Secondo Pietro 2:1 dice: però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione e rinnegando il Signore Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Praticamente ci dice chiaramente Pietro che come ai suoi tempi, così anche nei tempi futuri, ci saranno falsi dottori, ma non dottore il medico. I dottori della legge sono coloro che insegnano gli statuti, i precetti, i comandamenti del Padre Onnipotente, che introdurranno occultamente, cioè in maniere segrete, misteriose, che non ce ne renderemo neanche conto come fanno oggi attraverso la musica, come fanno oggi attraverso l'istruzione scolastica, come fanno oggi attraverso i telegiornali, la comunicazione, come fanno oggi attraverso le religioni, La attraverso scienza. comunque il loro sistema, le loro istituzioni, introducono occultamente eresie di perdizione e quindi automaticamente tutto ciò che va contro il Signore Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai è satanismo perché Satana significa avversario. Quindi tutto ciò che va contro il Signore è avversario, quindi è satanismo questo. Rinnegando il Signore che li ha riscattati, perché come possiamo ben vedere ad oggi le istituzioni religiose comunque non danno gli onori e la gloria a Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai per la storia che noi abbiamo vissuto in pianeta Terra, ma già dalla creazione. Infatti, come dicevo prima, basta che vedere quando vediamo nelle istituzioni scolastiche, noi andiamo a scuola e vediamo la creazione che ce la spiegano attraverso la scienza, che noi veniamo dalla scimmia.
Oppure come attraverso la religione, le istituzioni religiose che ci insegnano che il padre e il figlio sono un'unica cosa, ci insegnano la Trinità, ci fanno adorare ciò che non è Yahweh Bashem, Yahweh Shai. E quindi praticamente andando dietro a questi falsi profeti tra il popolo, questi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione e rinnegando automaticamente rinneghi il Signore Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Perché quando tu vai, ripeto, o scolasticamente alla creazione, vai a credere non alla creazione divina, ma una creazione da un Big Bang dal nulla, oppure a livello religioso, che tu vai a credere in ciò che non è Yahweh Bashem, Yahweh Shai, quindi madonne, santi, statue, immagini, praticamente tu stai rinnegando il Signore Yahweh Bashem, Yahweh Shai, che li ha riscattati, perché noi dobbiamo ricordarci che siamo stati riscattati dal paese d'Egitto, dalla schiavitù in Egitto, quella là che adesso stiamo di nuovo sperando. E quindi questa gente si attirerà addosso una rovina immediata. Versetto 2 dice: molti li seguiranno nella loro dissolutezza. Infatti noi possiamo vedere come ad oggi molti del nostro popolo Israele, i così chiamati negri, latini, nativi indiani d'America per la maggior parte, vanno dietro a queste false dottrine, a queste dottrine, a queste favole, possiamo anche chiamarle, che l'uomo ha insegnato. Molti li seguiranno nella loro dissolutezza e a causa loro la via della verità sarà diffamata. Perché a causa di questi falsi profeti, a causa di questa gentaglia, la via della verità sarà nascosta. Per questo che noi ogni volta che abbiamo, tutti i giorni, diamo gloria e potere a Yahweh Bashem, Yahweh Shai, Wah Yahweh Shai, perché ci ha liberato da queste tenebre, ci ha dato la luce per vedere chi sono i veri profeti del Signore, i veri apostoli, i veri discepoli, e sono gli anziani e gli apostoli della Great Millstone, GMS, che insegnano la parola di verità in pura sincerità e umiltà al 100%. Ok? E quindi molti del nostro popolo li seguiranno nella loro dissolutezza e a casa loro la via della verità sarà diffamata. E come ci dice in Romani, al capitolo 1, al versetto 25, parlando di questa gente che non viene poi dal popolo di Israele, ma sono gente che sono una razza malvagia fin dal principio, che sono stati creati appositamente nel loro DNA per non servire il Signore Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Al Romani capitolo 1 versetto 25 ci dice: essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore, che è benedetto in eterno. Questo è quello che noi attraverso questi video e questi insegnamenti, a questi video, a queste lezioni vogliamo insegnare. Vogliamo insegnare la via della verità, vogliamo presentare e far conoscere l'unico e vero creatore vivente, Yahweh Bashem, Yahweh Shai, Yahweh nel nome di suo figlio Yahweh Shai, l'unico creatore vivente, perché i falsi profeti, la gente che oggi ci ha ingannato attraverso il sistema, la bestia, attraverso le religioni, ci hanno sviato, ci hanno portato a un'altra verità, Akia. Se hai un precetto, vai pure. Khan, attraverso lo Se spirito, no, posso andare con Matteo se vuoi. hai detto giustamente che siamo stati sviati, perché profetizzano ciò che non è la verità. E infatti un bel modo per capire questa cosa, chi parla la verità, chi dice la verità e chi non lo dice, si trova nel libro di Isaia capitolo 8, versetto 20. Che dice alla legge, alla testimonianza, ok? Qual è la legge? È la legge che è stato dato a Israele, ok? Come La nostra sappiamo, eredità. è la nostra eredità, che sono le parole che si trovano nella Sacra Bibbia, ok? Dice alla testimonianza, qual è la testimonianza? La testimonianza che c'è un creatore di tutto, c'è un creatore che ha creato tutto, ok? Ha un figlio, ok? E ha un popolo. E dice: se il popolo non parla così, non vi sarà per lui nessuna aurora. Dunque, voglio vedere altre
altri testi, perché questo non lo dice. Sì, se mi ricordo bene, in italiano non è tradotto bene, come non lo fa capire Infatti, bene come nella King James Version. andiamo alla Blue Letter Bible. Ok. Infatti, daglielo tu il breakdown e spiegalo tu, in parole che possono capire Dunque, i guardi. sì, se prendo la stessa scrittura sulla Blue Letter Bible in inglese e la traduco in italiano, dice: alla legge e alla testimonianza, se non parlano secondo queste parole, ok, è perché non c'è luce in loro. Perciò, chiunque viene davanti a voi, non importa chi è, qual è la posizione nella società che ha. Può essere scienziato, chiunque, può essere un dottorato, come spiegava il fratello prima. Se loro non dicono cose attraverso ciò che è scritto nelle scritture, che è la legge e testimonianza che ci è stato dato dal Padre, vuol dire che non c'è luce e verità in loro. Ok? Vai. Questo è secondo Timoteo a capitolo 2 al versetto 4. Secondo Timoteo capitolo 4 versetto 13. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie. E questo infatti noi ci rendiamo conto che quando insegniamo per le strade, appena vogliamo tirare fuori le scritture ai passanti, a chi si ferma a passare, subito ha da fare, vuole scappare, non vuole ascoltare la scrittura. E quindi è per questo che dice che non sopportano più la sana dottrina. Ma infatti basta solo pensare oggi, vedere quanti in questo mondo studiano, leggono la Sacra Scrittura. Sono veramente pochi, pochissimi, e quelli che dicono di studiarla la insegnano in modo sbagliato, la insegnano in modo da ingannare, perché prendono dei versetti e in quel versetto ci creano la loro menzogna, mentre la scrittura va letta dall'inizio alla fine e non va solo letta, ma va studiata, e va studiata per mezzo dello Spirito Santo, la Ruach HaKodesh, che ti viene dato dal nostro Signore, per mezzo sempre di Yahawashah. Quindi non tutti sono destinati a capire la scrittura e non tutti sono destinati ad insegnarla, soprattutto. Infatti, come dice Yahawashah in Matteo 13, versetto 10, che dice: allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero: perché parli loro in parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Quindi pensate, se a questa gente che non è dato di conoscere il mistero del regno dei cieli, perché il mistero del regno dei cieli è il mistero del nuovo regno che Yahawashah sta venendo a stabilire su questa terra, se loro che sono carnali, che sono mondani, vivono su questa terra qua, e quindi non gli è dato di conoscere il mistero, quindi non gli è dato di comprendere le scritture, come possono insegnarvi? Infatti insegnano cose che sono fuori dalle scritture. Infatti, se andate nelle chiese, vi fanno battesimi, cresime, comunioni, vi fanno dei riti che non sono nelle scritture, sono contro le scritture, perché non fa parte del nostro Signore Yahawbash, Yahawashah, non ci è stato comandato dal nostro Signore Yahawbash, Yahawashah. Infatti, come ci dice la scrittura, insegnano precetti di uomini e non precetti del Signore. Sallaghia. Can. Sta entrando, dici bene. E quindi noi, attraverso queste lezioni, attraverso il lavoro che siamo stati chiamati a fare, cerchiamo di svegliare, avvertire, esortare ed edificare gli eletti del popolo di Israele. Perché sappiamo, secondo la scrittura, che la salvezza è solo per il popolo di Israele. Ed è solo per gli eletti del popolo di Israele, più un terzo della casa di Israele sarà la salvezza. Non lo diciamo noi, ma lo dice la scrittura. Possiamo brevemente tirarlo fuori in Zaccaria per appoggiare e poi andiamo avanti comunque con la nostra lezione. È solo per far capire che comunque questo messaggio è solo per l'elezione della casa di Israele. Questo è Zaccaria, capitolo 13, al versetto 8, che ci dice: in tutto il paese avverrà, dice il Signore Yahawashah, che i due terzi saranno sterminati, periranno,
ma l'altro terzo sarà lasciato, ok? Quindi noi siamo qua a chiamare, ad avvertire il popolo di Israele, a svegliare nel nome di Yahweh Hashem, Yahweh Shai, a presentargli e a, e come ci ha detto il nostro Signore Yahweh Shai in Matteo 24, Luca 21, Marco 13, di stare attenti che negli ultimi tempi sorgeranno falsi cristi e falsi profeti che cercheranno di ingannare molti e ne inganneranno molti. Ok? Prendete le parole del nostro Signore. Quindi dove vedete che va la massa, sappiate che quella è la strada larga che porta alla perdizione, che porta alla morte. Il nostro Signore Yahweh Shai ha parlato chiaro. Ha detto: molti sono quelli che saranno ingannati, molti sono quelli che prenderanno la strada larga. Quindi è per questo che vi diciamo: non vi fidate di questa gente qui che fuori sembrano pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Ho il Infatti, precetto, ho il precetto. Questo è il vai a. libro di Matteo capitolo 7, versetto 13, che dice: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entreranno per essa. Quanto stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e quanto pochi sono quelli che la trovano. Quanto è stretta la via che porta alla vita eterna, quanto è stretta la via che porta alla verità. Infatti lo possiamo, noi testimoniamo, portiamo il nostro sacrificio vivo, la nostra testimonianza viva, perché sappiamo che significa camminare secondo il Signore, Yahweh Bashem, Yahweh Shah. Sappiamo che cosa significa non conformarci con questo mondo, perché la parola di verità ci ha cambiato, ci ha resuscitato in spirito, nostro Signore. Quindi sappiamo che è stretta perché vivere secondo la volontà, vivere per essere graditi al Signore Yahweh Hashem, Yahweh Shah, in questo mondo, in questo pianeta governato dai diavoli, è dura, è difficile, è stretto quindi. È stretto poi credere a ciò che è stretto credere a ciò che non hai mai imparato, cioè a credere a tutto l'opposto di quello che ti ha insegnato la scuola e le chiese. Sta qua anche, per questo nostro Signore Yahawashai ci dice che bisogna tornare come bambini, che la nostra istruzione deve tornare come quella di un bambino, quindi imparare da capo. Ok? Ah, puoi andare anche avanti con Matteo. Can, hai detto Matteo? Sì, vai avanti, vai avanti. 15. Ah, ok, bene. Matteo 15. Dunque, ok, prendendo sempre da Matteo 7, versetto 15 dice: guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse una uva delle spine o fichi dai rovi. Così ogni albero buono produce frutti buoni, e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. E questo dice tutto. Ok, dice che dai loro frutti, da ciò che viene fuori, ok, da loro, questi sono i loro frutti. E ricordatevi che abbiamo letto prima il libro di Isaia, capitolo 8, versetto 20, che dice che se non parlano d'accordo alle cose che sono scritte in questo libro di legge, che sono le scritture che abbiamo, vuol dire che non c'è luce in loro. Infatti, se guardate a che piaga stiamo prendendo ultimamente, sembra tutto rivolto verso i scienziati che hanno sempre mentito finora, ok? Molte cose che hanno insegnato po possono essere anche giusti, ma sono da verificare, ok? Ma la maggior parte delle cose che stanno spingendo sono delle bugie, ok? Tipo l'evoluzione dell'uomo, la creazione del mondo. Ok, cosa va bene per il cibo e cosa non va bene per il cibo? Sappiamo che sono anni che continuano con questa propaganda di bugie per sviarvi, ok, dal vostro potere. E invece abbiamo le scritture, che sono le parole del padre, Yahweh Shemiah Posso appoggiare con un precetto? Shai. Vai. Questo è Ecclesiaste capitolo 12. Scusami un attimo, avevi Vai a. detto
15, Matteo 15. No, adesso. No, 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 quello che avevi detto di tirare fuori prima. Matteo No, 15. questo qua, Matteo 7, dal versetto 15 in poi, Ah, ok. appoggia quello che stiamo portando in questa lezione Pensavo qua, comunque che. di avvertire il vero popolo di Israele, dei falsi profeti, di questa gente che parla da agnelli, parla da pecore, ma in realtà sono dei lupi. Can, vai. Ora ci dice anche come riconoscerli, no? Per appoggiarti sul fatto degli scienziati Vai, e vai. della dottrina di questa società, di questa bestia. Questo è Ecclesiaste, capitolo 12, al versetto 12, dice: del resto, figlio mio, sta in guardia, si fanno dei libri in numero infinito, Can. molto studiare è una fatica per il corpo. Can, ed è quello che Questo è stanno. per appoggiare, per Can. dire che il Signore Yahawbash mi ha lasciato attraverso Isaia 8:20, hanno detto di attenerci solo a questo libro qua. Can. Ecclesiaste 12:12 dice di stare attenti alle dottrine degli altri libri, alle Can. dottrine che ci insegnano gli altri libri. E Can. infatti possiamo anche capire qua quanto è falsa coloro che oggi si chiamano gli ebrei, quelli che oggi si proclamano ebrei. Perché loro hanno il Talmud, un libro babilonese, quindi possiamo attraverso anche questa istruzione da parte dell'Altissimo, possiamo vedere che loro non servono il vero Signore Onnipotente, ma servono un Dio personalizzato. Quindi attraverso molti libri viene l'inganno. E vengono sviati molti fratelli attraverso le. Infatti, se ci pensiamo anche a quanti del nostro popolo, che poi Israele è sale della terra, anche a come la bestia, la società ha organizzato questo mondo, che inizia ad andare a scuola da bambino e finisci la scuola a 30 anni con l'università. Sei lì a Delle studiare, studiare, studiare elementari, cazzate. medie superiori, università, ma studiare cose che non servono anche. Can, Studiare infatti. cose che non servono. Si riempiono la testa questi ragazzi di cose che non servono. Ok, qui ho due precetti, ok, di qui anzi, inizio leggendo dal libro di Giosuè, capitolo 1, versetto 8, dice: questo libro della legge non si allontanerà dalla tua bocca, okay? Questo libro della legge che è la B Bibbia, e dice: ma meditalo giorno e notte per cercare di fare secondo tutto ciò che vi è scritto, poiché allora farai prosperare le tue vie e allora avrai buon successo. Ok? La scrittura ci sta dicendo diversamente, ok? Il Che Signore ci questo, sta dicendo diversamente. sì, il Signore ci sta dicendo di fare diversamente. Questo libro della legge, che sono le scritture che abbiamo, grazie al Padre Yahweh Shemiah Oshai, ok, non devono lasciare mai il nostro cuore, la nostra bocca, ok? Se continuiamo a portare avanti con questo libro, avremo successo. Il secondo precetto è sempre il libro di Matteo, capitolo 7, leggo. Versetto 24 dice: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Perciò i veri saggi sono coloro che mettono in pratica questo libro. Sono coloro che prendono questo libro come riferimento e non altri tanti libri, come dice il fratello, scritti da diversi medici e professori da nulla, ok? Libri scritti da uomini. Ok, perché le scritture ci fanno capire anche nel libro di Giobbe che sono dei professori da nulla, medici da nulla, ok? Perciò per essere un uomo saggio bisogna leggere da questo libro, bisogna ascoltare e mettere in pratica questo libro qui, ok? Questo è Salmi capitolo 1, al versetto 1 e 2, dice: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né
né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore Yahweh Bashem Yahweh Shai, e su quella legge medita giorno e notte. Questo è l'unico libro, è l'uniche, le uniche parole per quale noi dobbiamo meditare giorno e notte, e nessun altro libro. Can. Si dice che beato a coloro che non siedono in consiglio dei malvagi, ok? Bisogna prendere i consigli da questo libro qui. Sai, Akia, sai che volevo, ho voluto tirare fuori il libro di Secondo Esdra, capitolo 14, al Vai. versetto 22, perché prima ho detto che gli altri libri sono scritti dagli uomini, no? E mi è capitato che qualcuno mi ha detto, ma anche la Bibbia è scritta da uomini. No. Però voglio appoggiare con questo versetto qua, perché la Bibbia è stata scritta sì da uomini, servi del Signore Yahweh Bashem Yahweh Shai, ma mediante lo Spirito che Yahweh Bashem Yahweh Shai gli ha dato. E questo è secondo Esdra capitolo 14 al versetto 22, dice, parto dal versetto 21, anzi all'Achia, parto dal versetto 20 per essere chiaro, e Esdra dice, ecco Signore, io andrò come mi hai comandato e riprenderò il popolo che è presente, ma quelli che nasceranno dopo, chi li ammonirà? Quindi ci stava in questo confronto tra l'angelo del Signore e Esdra. Esdra, dopo che ha ricevuto conoscenza mediante lo Spirito Santo, ha detto a quelli che nasceranno dopo, chi li ammonirà? Così il mondo è immerso nelle tenebre, nell'ignoranza, e coloro che vi abitano sono senza luce, senza conoscenza. Poiché la tua legge è bruciata, perciò nessuno conosce le cose che sono fatte da te e l'opera che inizierà. Perché qua Esdra sta parlando dopo che sia il regno del nord che il regno del sud sono stati presi dagli Assiri e dai Babilonesi, quindi la legge del Signore era stata cancellata da questi popoli che erano venuti a conquistarci. E versetto 22 è il punto dove dice, ma se ho trovato grazia dinanzi a te, manda in me lo Spirito Santo, la Ruach HaKodesh. Vedete Esdra? Dice vicino al Signore, manda in me lo Spirito Santo e scriverò tutto ciò che è stato fatto nel mondo dall'inizio. Ok, vedete? Quindi non è Esdra che dice, ah, ok, mi hai raccontato, adesso mi metto a scrivere. Esdra chiede che il Signore gli mandi lo Spirito, perché ricordiamoci che il corpo umano è l'abito dello Spirito. Ma dentro questa carne abbiamo uno Spirito che quando finisce il suo percorso terreno torna al Padre degli Spiriti, al Creatore. Can, Quindi dice, manda in me lo vai. Spirito Santo e scriverò tutto ciò che è stato fatto nel mondo dall'inizio, che è stato scritto nella tua legge, affinché gli uomini possano trovare la tua via e chi vivrà negli ultimi giorni potrà vivere. Questo è profondo. Chi vivrà negli ultimi giorni, che siamo noi che stiamo vivendo adesso negli ultimi giorni, possiamo vivere, perché attraverso la parola di Yahweh Bashem Yahweh Shai, attraverso Yahweh Shai, sono parole di vita eterna, come stavamo anche dicendo prima, nel Domani. Yahweh Shai dice lo stesso che io sono la via e la verità, ok? Che Yahweh Shai è la parola. Dunque, per appoggiarti velocemente, questo è il libro di Amos, capitolo 3, versetto 8, versetto 7. In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza averlo rivelato ai suoi consiglio ai suoi servitori, i profeti, ok? Perciò il Padre non fa nulla senza averlo rivelato ai suoi profeti. Perciò Ecco, il padre parla per mezzo dei profeti il anche. Padre parla per mezzo dei profeti, dei suoi E infatti la profeti. lezione che noi stiamo portando qua è a riconoscere i veri profeti di Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Riconoscere. E come ci dice Yahweh Shai in Matteo 7, versetto 20, li riconoscerete dunque dai loro frutti. Quali sono i frutti del quale parla il nostro Signore Yahweh Shai? Possiamo trovarli qui nel libro dei Romani, al capitolo 6, al versetto 22, dice, ma ora, liberati dal peccato, quindi liberi dal peccato, e già sono frutti, e fatti servi di Yahweh Bashem, Yahweh Shai, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Quindi quali sono i frutti del quale parla? Li riconoscerete dai loro frutti? I loro frutti sono essere liberi dal peccato. E come fai a essere libero dal peccato? Non commettendo naturalmente peccato, perché la violazione della legge è il peccato. E quindi attraverso Yahweh Shai
noi abbiamo ricevuto la possibilità di ritornare a servire il Padre Onnipotente, come lo ritorniamo a servire attraverso i suoi comandamenti. Infatti, come ci dice nel libro nella prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 4, dice, anzi, versetto 3, prima lettera Giovanni, capitolo 2, versetto 3, dice: da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Quindi noi possiamo riconoscere questi falsi profeti che insegnano a un finto perbenismo, un finto buonismo. Quando ricordiamoci che lo stesso nostro Signore Yahweh Shai ha detto: io non sono buono, uno solo è il buono, è il Padre Onnipotente che è nei cieli. Quindi che cosa insegnate di buono in queste chiese, in queste religioni? L'unica cosa che bisogna insegnare è a servire il Signore Yahweh Bash, Yahweh Shai, al meglio delle nostre possibilità. Come? Osservando i suoi comandamenti e quindi portando frutto che è la nostra santificazione, perché abbiamo una condotta pura, santa, come ci dice anche il libro dei Salmi, a capitolo 119, Salmi 119, versetto 9, che dice: come potrà il giovane rendere pura la sua via? Badando ad essa mediante la tua parola. Sta qua la santificazione, sta qua il frutto, sta qua che noi riconosciamo i falsi profeti, da coloro che non osservano i comandamenti, da coloro che non pregano, non aspettano e non predicano il regno di Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Da questo noi riconosciamo, da Amen. coloro che non camminano secondo la parola di Yahweh Bashem, Yahweh Shai, cioè Yahweh Shai, e quindi automaticamente non stanno aspettando il suo regno, perché loro stanno pregando per il mondo, loro si stanno costruendo una vita nel mondo, loro si stanno edificando la loro casa qua nel mondo. E come ha letto prima il fratello, questa costruire la casa qua nel mondo è costruire la sabbia, mentre costruire la nostra casa sulla promessa del regno e della vita eterna, lì è costruire la casa sulla roccia, perché quella roccia è Yahawashaya. Can, beh, hai detto tutto, direi. E se hai altri precetti per chiudere. Sì, voglio, se vuoi possiamo anche chiudere con questo precetto. Questo è Malachia, al capitolo 3, versetto 18, che dice: voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Can. E ricordiamo come lo servi il Signore? Attraverso i suoi comandamenti, Facendo la sua attraverso volontà. credere in suo figlio e credere alla promessa di suo figlio, è così che lo servi il Signore. Non lo servi facendo il buono di questo mondo, perché ricordiamo che su questa terra nessuno è buono. Quindi noi, come ci dice la Scrittura, al meglio delle nostre possibilità cerchiamo di servire il Signore. E negli ultimi tempi, proprio come si sta dimostrando, perché adesso si sta dimostrando chi sceglie la via della bestia, cioè il veleno, cioè il microchip, cioè comunque inchinarsi al sistema e alla bestia, adorare la bestia, e coloro che invece credono nella promessa sanno che siamo alla fine, siamo negli ultimi momenti degli ultimi tempi, e quindi fede forte nella promessa del regno di Yahawashai e nella vita eterna di Yahawashai, in Yahawashai, in Yahawabashem, Yahawashai. E qua vedremo di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve il potere vivente, Yahweh Bashem, Yahweh Shai, e colui che non lo serve. Perché quelli lì che oggi dicono di servire il Signore, Yahweh Bashem, Yahweh Shai, gli dicono di prenderti il veleno, di prenderti la puntura. Allora vi stanno dicendo di servire un altro, vi stanno dicendo di servire. Avete capito? Quelli lì che oggi si chiamano rappresentanti del Signore. Quelli sono rappresentanti di Satana, sono sinagoga di Satana, sono avversari, perché il Signore si serve in spirito e in verità. E quindi questa è la differenza che vedremo negli ultimi tempi, Tawada, Yahweh Bashem, Yahweh Shai, che ci permette di insegnare la sua verità e ci dà la grazia. Questa è la grazia che il Signore ci ha fatto, di dimostrare in questi ultimi tempi
voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio. Perché com'è che si dimostra il giusto? In questi ultimi tempi hai la grazia perché ti è stata data la Ruach HaKodesh, lo spirito di verità, la conoscenza, per comportarti secondo la volontà del Signore. In questi ultimi tempi, in questo pianeta dove il mondo è governato dai diavoli, dall'uomo bianco, l'autoproclamato uomo bianco, Esaù, Edom, il Caucaso, il Gringo, e dove ci sono le sue leggi, le sue macchinazioni. E sta qua allora a vedere se servi la bestia o se servi il Signore in spirito e verità, e quindi in fede e speranza. Ecco questo, Akia. Khan, Khan, Kalalaya Bashimi Oshai, hai detto proprio tutto. Dunque, E quindi questa è la lezione che volevo Khan. portare a dire: aprite gli occhi a coloro che sono destinati, ai quali Yahawashai li ha destinati, che si aprano gli occhi, che si risvegli lo Spirito Santo, che venga messa carne su queste ossa secche, affinché possiate vedere chi sono i veri profeti di Yahawashai, chi sono coloro che servono veramente il Signore Yahawashai. E Khan. come ci ha insegnato il nostro Signore Yahawashai, non andate dove vanno i molti, perché i molti finiranno giù nel fosso, Khan. mentre sono i pochi, è stretta la strada che porta alla vita eterna, è dura. Quindi prepararsi, come ci dice anche il libro dell'Ecclesiastico, Siracide, capitolo 2, versetto 1, figlio, se ti prepari a se, se, se vuoi servire il Signore, preparati alla prova. Ok? Quindi è dura servire il Signore, non è una passeggiata. Ma abbiamo l'esempio del nostro Signore Yahawashai, che abbiamo l'esempio di quello che ha passato e poi della gloria che ha ricevuto. Quindi stiamo in spirito forti, come ci dice il Signore, e vegliamo affinché possiamo resistere nel giorno della tentazione. Bene, hai detto bene. Io aggiungo una piccola cosa e poi chiuderemo. Questo è il libro di Salmi. Psalm 119, versetto 105. Questo è il libro di Salmi 119, versetto 105, che dice: La tua parola è una lampada ai miei piedi e una luce sul mio sentiero. Perciò, questo sentiero che stiamo percorrendo, questo sentiero di vita, chiunque non vi parla riguardo queste parole, che queste parole alla fine sono la vera lampada, la luce che ci ricondurranno alla vita eterna. Perciò i vostri scienziati, i vostri politici, i vostri governi, tutta quella gente là, chiunque non vi parla riguardo queste parole qui, perché ricordatevi che c'è anche la legge nel libro di Levitico di non fare i tali sotto la pelle, ok? Perciò chiunque non vi sta parlando riguardo questa verità non ha la luce. Ok, e come avete sentito, la parola è una lampada ai miei piedi e una luce sul mio sentiero. Ok, e sì, siate pronti per tutto ciò che sta per arrivare, perché le cose andranno solo in peggio. Ok, e i saggi troveranno rifugio in queste parole qui. I saggi, Solo come dice Isaia 33:6, se vuoi prenderlo, perché chiudiamo con Isaia 33:6. I saggi troveranno consigli, ok, da queste parole qui. E i stolti invece prenderanno consigli dai loro nemici, ok? I stolti non ascolteranno le parole che sono scritte in questo libro qui, che sono la luce ai nostri passi. Questo è il libro di Isaia 33, versetto 6. E la sapienza e scienza saranno la stabilità dei tuoi tempi e la forza della salvezza. Il timore del Signore Yahweh Shemeshai è il suo tesoro.
Perciò, in questi tempi che stiamo entrando, come ho detto, queste parole sarà la stabilità dei nostri tempi, sarà la nostra forza e salvezza. Ok, noi non inchineremo i nostri cuori a uno stipendio, ok, che sono dei spiccioli, ok? Non inchineremo i nostri cuori a delle promesse vuote, vane, ok? Di un domani di tornare in una normalità che non ci sarà mai più. Okay, perciò chiunque non parla riguardo queste parole non ha la verità. Detto questo, speriamo di essere stati edificati. Vuoi aggiungere qualcosa? Ok, Va bene così, anche. speriamo che questa lezione è stata edificante e vogliamo dare tutti i lodi dovuti al Padre Yahawah, Yahawah Baruch Basham, Hashem, Yahweh Yahawashai, Shai, Baruch Hashem, Basham, Ruach HaKodesh. Hakdash. I nostri doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che ci hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah. Siate saldi e forti, la salvezza è vicino. Shalom. Shalom.